Buongiorno a tutti! Allora, è sabato sera, quindi stasera penso pizza, tanto per cambiare, insomma. E quindi io mi preparo in modo da farvi vedere un look che va benissimo per la sera, potete sfoggiarlo come meglio credete, insomma. Allora, ho già idratato la pelle, applicato il contorno occhi e come al solito sto testando Biomed, questa azienda tedesca che fa prodotti di skincare. In questo video utilizzerò Supreme, anche se Mr. Daniel ha fatto un make-up tutorial bellissimo, però voglio testarlo con voi applicandolo diversamente dal classico palpebra piena, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che ne esce fuori. E quindi sarà un look carino, spero. Ogni volta lo dico così e poi magari faccio nuovi occhi. Vado ad applicare un nuovo fondotinta, di quelli lì con la pompetta. Questo qui è della Bioniche, è il Nude Serum R3, quindi sempre per peli sensibili. E c'ha la pipetta e ha una texture meravigliosa, molto simile a quelle di Armani, il maestro, quindi veramente bellissimo. L'ho applicato già 3-4 volte e ogni volta che lo applicavo mi hanno sempre detto che fondotinta avevo indosso. Quindi adesso lo faccio vedere con voi. Anche il filtro 15 all'interno, quindi ottimo. Non ha profumo, quindi è l'ideale proprio per chi ama questa tipologia di prodotto ma senza profumo, perché io ho anche quello di Dior, però è pieno di profumo, quindi dopo un po' che ce l'ho su mi fa male la testa. E poi prendo un pennellino, pennello, e poi prendo un pennello di queste dimensioni. Questo è il Real Technique di delle Technique. Delle Pixie Wow e lo vado a passare in questo modo. Posso stratificarlo proprio perché è molto leggero come consistenza, quindi già con una passata vedete che l'effetto è bellissimo. No! No, vabbè, mi sono sporcata la maglia che volevo mettere stasera. Sono un disastro. Ok, di solito questa tipologia di fondotinta non ha nemmeno tanto bisogno di cipria, però io dopo l'applicherò sempre quella in HD che sto testando recentemente. Sto cercando di pulirmi. Cioè, è una cosa che succede anche a voi? Ditemelo. Vado ad applicare il correttore anti-age in nude, cioè la seconda colorazione, questo è di Maybelline. Questo correttore è meraviglioso perché è molto leggero ed essendo così leggero non si accumula nei segni espressione. Ovvio, se avete delle occhiaie un po' più strong non vi basta perché avete bisogno di un correttore un po' più corallo che va a contrastare il blu. Prendo il mio amatissimo marrone freddo in crema di Kryolan, che è il D11, e vado con un pennellino del genere, questo è di Neve Cosmetics, a scolpire leggermente lo zigomo. Vado anche un po' sul naso, che ho un naso largo e a patana. Più o meno è accettabile. Con questo pennello qui di Sedona Lace, che è meraviglioso. E fisso proprio leggermente, soprattutto la zona T che ha più ghiandole sebacee, quindi fisso anche il correttore, non me ne dimenticate mai se non fa le grinzette. Ed applico un velo di fard pescato che è meraviglioso, che è questo qui. Questo è sempre della Custudio ed è il numero 1, che è un mattone se non sbaglio, così si chiama. Mi piace tantissimo perché non è il classico pesca chiaro, ma è un pesca molto elegante, mi piace. E poi vi faccio vedere in action un prodotto nuovo che è questo stick, proprio un illuminante che ha fatto Wycon, che ahimè c'è solo una colorazione attualmente che è questa qui rosata. Ovviamente non faccio di questo perché è molto pigmentato e glitterato. Ma lo prendo col polpastrello e lo vado a tamponare in questa zona qui. Vedete che luce pazzesca che dà? Allora,
Allora, per prima cosa applico questo Stick Shadow di Kiko, che è un colore panna, vedete com'è, leggermente, ma proprio leggermente satinato, non eccessivamente. Prendo un ombretto panna opaco e lo vado a picchiettare al di sopra per fissare questa base e avere una palpebra, insomma, omogenea. Ok, e adesso protagonista di questo trucco è questo ombretto qui di Nabla, che è un rosso metallizzato pazzesco, straconsigliato sugli occhi verdi e azzurri come i miei, perché mette in evidenza tantissimo l'iride. Lo stempero leggermente sulla mano. Opla, vedete in questo modo. Allora, ci sono un po' di cose che voglio raccomandarvi quando usate Supreme oppure qualsiasi altro ombretto eyeliner con una bella percentuale di rosso. Proprio perché ha questa colorazione così viva, così rossa, non vi dovete mai, 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 mai dimenticare di mettere una matita all'interno che sia nera o che sia bianca, burro, mai bianca, non mi piacciono le matite bianche. Però, insomma, una matita che va a schiarire o a scurire la congiuntiva perché mette in evidenza tutte le venuzze rosse e sembra che siete malate. Questo è lo stesso discorso che vale per quanto riguarda gli ombretti vinaccia, ciò che tende a risaltare il rosso dell'occhio, no, mettete sempre qualcosa dentro. Un'altra cosa che vi voglio raccomandare di questo ombretto in particolare. Tenetelo sempre ben chiuso, oppure quando lo utilizzate appoggiatelo su un piano così, perché sono molto siliconici, quindi il silicone evapora e in un certo senso si fissa sull'occhio, per questo sono no transfer, non vanno a finire le pieghette, eccetera, eccetera, però diciamo che si seccano prima, quindi piccole accortezze, mi sono gnaccata, lo sapevo! Ok, adesso inizio con Grenadine, che è questo bellissimo ombretto sempre di Nabla, e lo vado ad applicare nella piega palpebrale, qui. Questo è un pennellino che io adoro, è di Bdellium si scrive, ed è il 765, vedete che è leggermente angolato? È meraviglioso ed è sempre da sfumatura. Dopodiché prendo questo ombretto qui di Neve Cosmetics e questo appartiene alla palette Scurissimi ed è meraviglioso perché è un rosso scuro e vado a intensificare questa riga che ho fatto, ok? Questa cut crease. Poi prendo un pennello a sfumatura e vado a sfumare un po' il tutto. Scusate, mi sono alzata un attimo, sono andata a mettere l'allarme perché sto da sola, sono una fifona allucinante, quindi. Poi prendo Petra, che è questo marroncino, stesso con il pennello da sfumatura, e vado a scaltare il ombretto. E poi prendo l'ombretto nero di Neve, che è l'ombretto mio preferito, nero. Che è questo qui, che è favoloso, ce ne vuole poco. E lo applico giusto un velo leggero nella piega per intensificare. E sfumo. Ok. Ed adesso, come potete vedere, ho fatto questa sfumatura graduale. Vedete in questa piccola parte qui sono andata con questo qui che uso pochissimo, che è Caramel, sempre di Nabla, non è un video sponsor Nabla, però diciamo quando devo utilizzare questi colori di terre, ok, uso molto spesso la palette che ho acquistato l'anno scorso a Natale, che mi sono fatta io, quindi io mi trovo molto bene con gli ombretti Nabla. Vedete, ne ho applicato poco poco poco. Poco poco poco.
Riprendo antiche white da quella palettina e vado a applicarlo qui. Vedete che un conto è applicarlo su una base, diciamo pan, è un conto applicarlo da solo, sembra non applicarlo, proprio perché ha un effetto naturalissimo, molto bello. Vedete questo ombrettino qui? È un punto luce bellissimo e lo vado ad applicare nell'angolo con un pennellino a penna, questo è di Sedona Lace. Passiamo adesso alla parte inferiore dell'occhio. Applico la Defineline Black di MAC, che è una delle matite mie preferite nere per l'interno della rima. È una cosa che odio. Ok. E vado a sporcare lievemente la parte inferiore. Sfumo leggermente questa riga e prendo l'ombretto nero, sempre di neve, e lo vado a tamponare poco poco sopra. Voglio un effetto smoky sotto, quindi deve essere tutto ben sfumato. Per aiutarmi nella sfumatura prelevo Fossil, che è uno degli ombretti che utilizzo di più. Ed applico un pizzico sempre di grenadine al di sotto. E adesso applico abbondante mascara, volume, questo è sempre della Q-Studio e devo dire che è meraviglioso, mi piace tantissimo perché dà un effetto volume ma non le appiccica. Vado a ridefinire le sopracciglia, vedete nei buchetti che ho. Qui c'è un pezzo che non mi è mai cresciuto. Questi sono gli occhi terminati. Vedete come risalta il verdino degli occhi. Utilizzo Vino, che è la matita di Neve Cosmetics, diciamo pastello. E poi Double Net, che è questo colore che uso molto spesso quando sempre cremosino. Ultimamente voglio qualcosa di un po' più idratante, quindi utilizzo questi colori qua. Finito! Questo è il make-up di oggi, anni 80. Voglio creare un po' di tridimensionalità alle labbra e applico l'ombretto che ho applicato sul dotto lacrimale al centro. Quindi niente, spero che il make-up vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!